Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparve loro Mosè ed Elia, che conversarono con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ecco, una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e li toccò e gli disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Acclamazione al Vangelo. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Seconda lettura dalla lettera di San Pietro Apostolo. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo, in riferimento alla trasfigurazione. Dal Salmo responsoriale, Salmo 96, il Signore regna, il Dio su tutta la terra. E dal libro del profeta Daniele, prima lettura, la sua veste era candida come la neve. Cari fratelli e sorelle, Santa Domenica Benedetta del Signore, oggi alla Santa Messa, oggi è il giorno del Signore, quindi alla Santa e Benedetta Messa che ci aspetta Gesù proprio lì al tabernacolo, chiaramente. E come avete ascoltato nella trasfigurazione, tutti i brani si collegano. Daniele che parla di questa veste candida, si parla proprio di Gesù, del Messia, e così come San Pietro che da testimone ha visto quello sul Monte Tabor, quello che chiaramente può testimoniare lui. Quindi vedete, cari fratelli e sorelle, la potenza di Dio che si fa vedere e si rivela al suo popolo. Gesù poteva fare ancora di più, nel senso che, mi spiego meglio, lui è venuto in questa prima venuta, come avete ascoltato, in umiltà. Lui è venuto per servire, non per essere servito, è venuto per purificare, quindi per convertire. Ma quando ci sarà la seconda venuta, cambierà tutto, verrà nella gloria e tutto sarà diverso. Sia lodato Gesù Cristo. E Ave Maria.